Ciao a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Oggi con questo video dedicato a Visual Studio andiamo a creare una finestra dedicata all'informazione del nostro software. Andiamo subito a creare un nuovo progetto, in questo caso per semplicità lo andiamo a rinominare in Informazioni. Ok. Creata la nostra form 1, andiamo ad aggiungere un button. Ok, lo possiamo rinanimare di già in informazioni. Va benissimo, lo impostiamo come grandezza che vogliamo. Ma ora, dopo andiamo a dare del codice alle informazioni, ora andiamo su progetto. Aggiungi Windows Form. Ok, scorriamo fra i vari elementi ed andiamo a selezionare la finestra informazioni su. Che cos'è questa finestra informazioni su? È un form precompilato dove dovremo aggiungere delle informazioni relative al nostro software, dunque il nome del prodotto, la versione, copyright, nome società ed anche una descrizione con allegato un'immagine in modo da far riconoscere all'utente il tipo di software che noi diamo. Bene, possiamo andare a fare doppio clic sull'About Box 1 e andiamo alla parte di codice. Come vedete, qua potete andare a modificare le diverse informazioni che possiamo immettere. Per semplificare l'azione, andiamo con doppio clic su My Project. Ok, andiamo su Informazioni sull'Assembly e da qua possiamo aggiungere le informazioni. Bene, il titolo del software, chiaramente una descrizione, mi raccomando che sia lunga, la società che ne fa parte, dunque l'azienda che ha prodotto questo software, il prodotto, il copyright, in questo caso 2017, comunque potete fare con un copyright personalizzato, il marchio, la versione assembly, dunque del software, in questo caso è postata di default a 1, comunque se volete andare in beta basta fare 0, 0, 0, 1 oppure insomma varie versioni che potete impostare e poi la lingua del sistema, vabbè, diciamo che questa è la meno usata. Facciamo su ok e andiamo a dare del codice al button 1, cioè alle informazioni che abbiamo messo in precedenza, in modo da aprire l'About Box 1 appena si effettua il clic su questo tasto. Dunque doppio clic e andiamo a scrivere About Box 1, ok, punto show, cioè mostra. Ok, possiamo andare a testare la nostra applicazione. Ok, perfetto. Io in questo caso, per non perdere tempo, non ho messo le informazioni, vabbè, non ho compilato i seguenti campi. Comunque, questo è lo svolgimento corretto per creare una finestra delle informazioni. Spero che questo video sia stato utile. Seguite la playlist dedicata a Visual Studio. Ci saranno molti altri tutorial, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video. Thank you.